Abbiamo voluto questa serata perché la nostra scuola è orgogliosa di portare il nome di Oscar Arnulfo Romero, una persona che ha vissuto credendo nelle proprie idee, difendendo le proprie idee anche a costo della vita. E per noi il suo messaggio è un messaggio importantissimo che cerchiamo di comunicare ogni giorno agli studenti e abbiamo voluto in questa occasione della beatificazione condividere queste idee, questi principi insieme a tutte le persone che questa sera vorranno essere qui con noi. Perché circa 20 anni fa si volle intitolare questo istituto a Oscar Romero? Ma credo perché le circostanze della morte di questo vescovo, ucciso in una casa di riposo mentre diceva la messa da squadroni della morte, è stato un elemento simbolico talmente forte che ha richiamato tutto il processo in atto in America Latina di liberazione dei popoli. E in una scuola come la nostra, dove lavoravamo molto per la liberazione delle persone, soprattutto disabili, questo ponte ideale si è subito messo in moto e ci ha portato a fare questa proposta, ovviamente combattuta anche in termini di discussione, ma che alla fine è stata anticipatrice anche di problemi del mondo di oggi, no? Perché a distanza di tanti anni, soprattutto per la presenza oggi di tanti stranieri anche in questo istituto, che sono cittadini a tutti gli effetti secondo noi e che ci portano in casa anche questo senso di libertà e di rispetto delle diversità che già allora avevamo un po' costruito. Cosa rappresenta per lei la figura di Oscar Romero? Beh, innanzitutto rappresenta un modello che già nella mia giovinezza ha detto molto, ha detto del coraggio, della testimonianza, ha detto di questa passione per i poveri che lui ha incarnato veramente in stile evangelico, quindi assumendo una responsabilità che era quella di star vicino a loro, di proteggere loro, di creare le condizioni perché l'arroganza del potere non schiacciasse i più poveri. Tutto questo appunto negli anni 80, io ero giovane prete, ha significato molto in termini di ispirazione, di provocazione ad un servizio alle persone nelle loro povertà sempre più motivato. E quindi ha accompagnato poi sempre la mia vita con la speranza che si giungesse alla beatificazione che Papa Francesco ha deciso. Come leggere il martirio di Monsignor Romero durante l'offerta dell'Eucarestia anche alla luce dei giorni che ci apprestiamo a vivere, del Triduo Pasquale? Beh, certamente sua morte, quindi il gesto efferato della sua uccisione nel cuore dell'Eucarestia è un segno particolarmente forte. Si muore martiri in tanti modi, certamente questo modo anche di fronte agli occhi della comunità cristiana ha avuto dei risvolti simbolici anche molto molto intensi, cioè quel Cristo che lui consacrava tra le mani di fatto è diventato lui stesso, si è identificato con la passione e la morte di Cristo. Io credo che appunto stiamo vivendo i giorni pasquali e la comprensione che ciò che celebriamo appella profondamente alla nostra vita, di noi che probabilmente non saremo chiamati a gesti così eroici, ma siamo chiamati a una testimonianza quotidiana, mi sembra di assoluto valore, sapendo che comunque la conclusione anche di Romero non è la sua morte, ma non solo tutto quello che lui ha ispirato in termini di resurrezione, ma per la fede di cui lui è stato testimone, la sua stessa resurrezione. La Chiesa propone i santi come modelli viventi, non solo come modelli del passato.